Buonasera, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con il Terzo Tempo Live, le 21.3 minuti in diretta su Rete 8 Sport. Il Pescara si rilancia, vince a Cittadella 1-0 il verdetto finale. A decidere questo match Odgaard al minuto 92 su una pennellata di Scogna Emilio. È stata una partita sporca, fisica, Cittadella molto molto aggressivo, il Pescara ordinato, un Pescara che è venuto fuori proprio nei minuti finali del match. Tra l'altro Odgaard era stato annullato un gol palesemente regolare a nostro avviso, poi c'è stato il contrattacco, c'è stata un'opportunità anche per il Cittadella. Insomma, nel finale si è accesa la partita con Rosafio neo entrato che ha impegnato Fiorillo, e subito dopo Capone ha avuto una grande opportunità, è entrato in corso d'opera su assist di Bellanova. Al 92esimo cross al bacio di Scognamiglio e gran colpo di testa di Odgaard, classe 99, ricordiamo, in prestito dal Sassuolo, primo gol con la maglia del Pescara, anticipato alla perfezione il suo diripettaio Camigliano. 1-0 dunque il verdetto finale. Questi i risultati della giornata. Tra l'altro Vicenza Cremonese è appena cominciata alle ore 21. Questi qua sono i risultati appunto del 26esimo turno, la 7ª giornata del girone di ritorno, con il Cosenza che ha perso a Brescia, l'Ascoli è stato sconfitto in casa dalla Pisa 2-0, soprattutto il Pescara che vince a Cittadella. Diamo uno sguardo velocemente alla classifica e poi naturalmente faremo parlare il nostro super ospite Fabio Ferraresi, la sua analisi tecnica a margine di questa partita. Vabbè, ancora non è pronta la graduatoria, la classifica, però il Pescara accorcia sul Cosenza, adesso i punti di ritardo dal quart'ultimo posto sono 4, Pescara che aggancia l'Ascoli a quota 22, l'Entella resta fanalino di coda con 19 punti, dunque Pescara e Ascoli 22 penultimo posto, Cosenza quart'ultimo con 26 punti. Fabio, buonasera a tutti, ciao Massimo. Hai detto già quasi tutto tu nel tuo preambolo. Il Pescara sicuramente ha fatto una partita importante coronata da risultato che rilancia le ambizioni e questo finale di campionato ci voleva come il pane questa vittoria, sia per dare seguito ai risultati comunque positivi che ha fatto Grassadonia nella nuova gestione, e sia per accorciare la classifica, che in questo momento è la cosa più importante. Ma dal mio punto di vista oggi il Pescara ha fatto una buona gara, non è che ha balzato all'occhio o ce li siamo stropicciati durante questi 90 minuti, però io ho visto un atteggiamento diverso, perlomeno rispetto alle ultime partite, una squadra più propositiva che accorciava molto più in avanti, che comunque con due punte dà sempre un po' più di preoccupazione alla difesa avversaria. E secondo me è una vittoria meritata, e se continuiamo con questo piglio, con un po' più di coraggio, come ho cercato di dire dall'inizio più o meno, da quando vengo qua, si può provare a fare qualcosa di importante e di impensabile fino a 3 ore fa, perché parliamoci chiaro, fino a 3 ore fa pochi davano delle chance al Pescara per provare a salvarsi. Adesso questa vittoria fuori casa, invece anche grazie ai risultati delle altre, secondo me dà degli stimoli importanti alla squadra e farà credere molto nel lavoro di questo nuovo mister. Assolutamente, terzo risultato utile consecutivo, 2 pareggi e 1 vittoria. Tra l'altro la prima volta dall'inizio del campionato che il Pescara subisce un solo gol in 3 partite, anche questo è un dato da rimarcare. Ha fatto la partita che doveva il Pescara, noi l'abbiamo sempre detto, deve rimanere in partita sino alla fine questa squadra, perché diciamo non ha nel DNA le caratteristiche di una squadra che possa giocare una partita d'attacco, per tanti motivi, anche perché ci sono elementi che devono ancora ritrovare la migliore condizione dopo il mercato di gennaio, non deve subire gol e poi deve cercare l'acuto vincente, come è successo oggi al 92esimo, il colpo di testa molto bello di Odgaard, poi lo faremo vedere nelle immagini, su una pennellata direi perfetta di Scognamiglio. Ancora una grande partita, Fabio, prima di collegarci con l'esterno dello stadio Tombolato con il nostro inviato Enrico Giancarli, di Mirko Drudi, che poi è stato costretto ad abbandonare il proscenio nel finale vittima di crampi, era assolutamente esausto. Secondo me il merito notevole che bisogna dare a questa nuova gestione tecnica, al di là che
per tante partite, Drudi purtroppo è stato infortunato, però nella linea centrale del campo ha messo due giocatori, al di là poi dell'intermezzo di Memu dell'altra volta per 45 minuti, due giocatori che permettono a questa squadra di accorciare molto in avanti, esatto, che sono Drudi e Busellato. Sì. Perché quando io mi riferisco al fatto che oggi ho visto un Pescara diverso, il primo tempo, Massimo, non so se l'hai notato pure tu, Pescara ha recuperato tantissime palle in avanti, sì, con Busellato, sì, tante palle sporche, tante seconde palle. E poi alla lunga questo atteggiamento paga, perché tu recuperi palla a 40 metri dalla porta, non più a 70-80 come succedeva poco fa. E Busellato, dal mio punto di vista, in questa posizione è vero che non ha grandissima qualità nella circolazione di palla, nei fraseggi, o comunque è un giocatore molto più tattico rispetto a un play classico, però in questo momento storico del campionato, per quello che vogliamo fare, per quello che ha in testa il nostro mister, credo che sia il giocatore indispensabile, e con Drudi chiaramente, che anche oggi ha fatto una partita veramente di alto livello, un giocatore che secondo me poteva fare molto di più in carriera, considerato che ha giocato in Serie B soltanto negli ultimi 5-6 anni. È vero. Perché è un giocatore che ha lettura, ha tecnica, è pulito. Tra l'altro aveva cominciato da centrocampista centrale. Sì, io in carriera verso la fine un paio di volte ci siamo scontrati che play contro play, ed era bravo pure in quella posizione, però al di là di questo il mister bisogna dare merito a Grassadonia di aver comunque trovato una quadratura, sì, e di far ruotare bene anche gli interpreti che stanno fuori, comunque li sta facendo sentire tutti importanti, e chi è entrato anche oggi secondo me è entrato col piglio giusto. Bene. Lo stesso Capone, sì, si è avuto quella buona opportunità, magari un po' più di cattiveria, no? Ed è fortunato rispetto comunque alla gestione precedente, perché ha recuperato un giocatore importante per questa categoria, che secondo me è Giannetti, sì, che anche lui non è che sia un grandissimo goleador, però è un giocatore generoso che da seconda punta fa lavorare bene la squadra. E se ne giova anche lo stesso Odgaard, sì, no? Certamente, certamente. Assolutamente. Non ha fatto benissimo oggi Odgaard, non è che mi sia piaciuto tanto, però poi all'ultimo, anche grazie all'apporto di una seconda punta che comunque tiene impegnati i difensori della squadra avversaria, ha sfruttato le sue qualità. Perfetto il colpo di testa in anticipo su Camigliano, gli era stato un gol secondo noi regolarissimo, qualche minuto prima in anticipo su Donnarumma che era subentrato a Benedetti, le 21:11 minuti. Vai Enrico, ti vediamo. Ciao Massimo, oggi era un po' complicato arrivare in postazione, ci siamo riusciti, siamo in attesa del direttore del Pescara Antonio Bocchetti che ci deve commentare e raccontare questa bella vittoria del Pescara, dovrebbe arrivare tra un po', vediamo se un flash, ma proprio un flash al volo, riusciamo a farlo con Andrea Gessa. Andrea, possiamo un flash al volo? Dai. Dai. Ok, allora Andrea Gessa non parla, aspettiamo Antonio Bocchetti che sta per arrivare e noi andiamo a raccontare la partita intanto, Massimo, perché è stata veramente una partita bellissima per il Pescara, o meglio un risultato bellissimo al termine di una partita gagliarda, combattuta e interpretata con tanto agonismo da parte dei biancazzurri. Pescara batte Cittadella 1-0, il primo tempo è stato un po' un facsimile della partita con il Lecce, con pochi pericoli da una parte e dall'altra. Il primo l'ha costruito il Pescara con un cross di Masciangelo che ha trovato il colpo di testa di Giannetti, che però è terminato sull'esterno della rete. Al contrario il Cittadella non si è fatto praticamente quasi mai pericoloso dalle parti di Fiorillo, se non per un colpo di testa di Ogunseye che nel finale di tempo ha sfiorato il palo. Intanto noi ci stiamo spostando dalla postazione, ci hanno fatto allontanare, ci mettiamo qui per raccontare il secondo tempo che è stato un po' un facsimile dei primi 45 minuti, qualche lampo di José Machin entrato al posto di Maestro, bene anche Memushai al posto di Busellato che ha tirato tanto la carretta per due partite e mezzo, il tecnico Grassadonia lo ha fatto rifiatare prima del finale, perché il Pescara negli ultimi 10 minuti è cresciuto tanto. Il cross di Masciangelo per Odgaard che in scivolata riesce a mandare il pallone in porta e viene fischiato un fallo in attacco che sinceramente noi dagli spalti non siamo riusciti a vedere. Per noi gol regolare, magari ci può venire in supporto tu da studio Massimo con l'aiuto della Moviola. Qualche minuto più tardi Capone ha avuto una buona, anzi
una buonissima opportunità su un cross di Bellanova, ma ha calciato debolmente Cristian Capone. Rosafio ha impegnato Fiorillo, che si è disteso nell'unico intervento del secondo tempo, e poi nella finale Scognamiglio si trasforma in nuovo assist, pennellata di sinistro e colpo di testa vincente di Odgaard. Pescara batte Cittadella 1-0. Noi, in attesa del direttore Bocchetti, Massimo, se sei d'accordo, vi proponiamo un'intervista che abbiamo realizzato poco fa a Marco Sansovini. Sì, va bene. Se sei d'accordo la possiamo mandare. Assolutamente, va bene, va benissimo. Storia veramente eccezionale, un premio allo spirito di sacrificio di questa squadra, alla dedizione con cui si allena e con cui apprende, e la voglia di fare punti. Chiaramente, come penso io, dobbiamo essere pazienti, rimanere in partita fino alla fine, e oggi infatti abbiamo vinto verso la fine della partita. Non dobbiamo essere frettolosi, perché comunque sì, dobbiamo vincere, però dobbiamo sempre rimanere in partita. Diciamo anche vittoria meritata, perché comunque Odgaard qualche minuto prima un gol c'era sembrato anche abbastanza regolare, l'aveva trovato. Assolutamente, al di là del gol annullato a Odgaard, poi credo che abbiamo sicuramente avuto, penso, delle occasioni un pochino più nitide noi, niente di eccezionale, ma anche loro, onestamente, non mi sembra che noi abbiamo sofferto più di tanto. Quindi è stata una partita molto tattica, lo sapevamo, molto, molto fisica soprattutto. Quindi un grandissimo, faccio complimenti veramente ai ragazzi per la prestazione. Ti chiedo l'ultima cosa, Flash, tu che a Pescara sei un idolo, chi più di Marco Sansovini può lanciare un messaggio? Quanto ci credete in questa salvezza? No, io non lancio nessun messaggio. Posso semplicemente dire che la squadra ci crede tantissimo, e oggi credo l'abbia dimostrato. Quindi dobbiamo prendere questa vittoria, oltre i 3 punti, come un punto di partenza per far sì di dare una continuità che manca da parecchio. C'è Grassadonia che tra poco risponderà alle domande dei cronisti. Buonasera mister, ringrazio il centro. Insomma, abbiamo visto un Pescara che ha fatto una partita sporca, una partita maschia, una partita che ovviamente ha vinto anche con un po' col cuore. Un gol secondo me regolarissimo, annullato, l'altro per fortuna ve l'hanno dato, ma soprattutto c'è un dato che balza all'occhio: questa squadra finalmente potrebbe aver trovato la giusta dimensione, ma soprattutto che non subisce gol da tre partite che ha preso soltanto un gol praticamente. Per il Pescara questa è una grandissima notizia. Questa sarà la squadra dalla quale lei ripartirà? Ah, questa è la squadra che sta lavorando tanto, sta lavorando bene, stiamo cercando di capire e di coinvolgere quanti più giocatori possibili. Ognuno deve mettersi a disposizione dell'altro, lo stanno facendo. È una squadra che ha spirito, che ha voglia di tirarsi fuori da questa situazione, e quindi i complimenti vanno fatti a loro, ma sostanzialmente insomma non abbiamo fatto niente. Dobbiamo continuare a lavorare come i ragazzi stanno facendo con grande dedizione e guardare avanti. Ecco, buonasera Grassadonia. Un Pescara assolutamente gagliardo, oggi erano importanti duelli, le seconde palle, insomma il Pescara in partita sotto questo profilo, un grande spirito. Io ho sempre detto che questa squadra deve rimanere in partita sino alla fine, non deve subire gol e provare a vincerla. Oggi ci è riuscito. Sì, ma insomma stiamo lavorando su quello, è chiaro, ripeto che c'è tantissimo da fare, ogni giorno cerchiamo di mettere qualcosina di nuovo. Anche andando incontro a degli errori, ma questa squadra sa che deve ottimizzare i giorni di allenamento, deve ottimizzare i video che per noi sono fondamentali, ci rivolgiamo molto, perché dico sempre ai ragazzi che una seduta video equivale a 10 allenamenti, e quindi stanno facendo tutto con grande abnegazione e soprattutto saper soffrire. Insomma, dobbiamo stringerci le mani, combattere e migliorare poi quella che è la fase di possesso palla, ma stiamo cercando di avere un'identità, stiamo cercando di determinare noi le partite. Abbiamo affrontato oggi una squadra molto forte che gioca insieme da tempo, che ha meccanismi importanti, e la squadra ha reagito bene. Però ripeto, mettiamola da parte e pensiamo già domani a fare un buon allenamento. Ecco, buonasera mister, Costantini TV6. Ma l'aveva immaginata così la partita, con questo forcing finale? Il cross lo ha fatto Scognamiglio, che è uno dei centrali, ha fatto un cross meraviglioso, ma era ai 25 metri, quindi insomma la squadra lì si è alzata, ha cercato di vincerla. Sì, ma stiamo cercando di lavorare sulla mentalità, sull'autostima,
sul sapere quello che bisogna fare in mezzo al campo senza paura. È chiaro che la posizione di classifica condiziona, però voglio che i giocatori giochino liberi, sereni. Io ho detto prima della partita, è una partita di calcio, bisogna divertirsi, i giocatori sanno quello che devono fare, si applicano e soprattutto hanno spirito, hanno voglia di tirarsi fuori, hanno voglia di emergere. Siamo il Pescara, come dico sempre, dobbiamo rispettare tutti, ma dobbiamo imparare a farci rispettare anche noi. Mister, buonasera, Orlando D'Angelo, il Messaggero. Scusi se sono al buio, senza telecamera. Aver giocato con due attaccanti di ruolo, Odgaard più Giannetti, ha dato dei vantaggi, è stata anche una svolta questa nel miglioramento dello sviluppo del gioco. Tra l'altro la presenza di Giannetti ha fatto bene ad Odgaard e ha fatto bene probabilmente anche al resto della squadra, perché lui già si era visto con il Lecce, insomma, ha i movimenti della punta che vi servono, no? Per allungare, per attaccare, per andare in profondità. È un'altra storia quando gioca con una punta centrale che fa la punta. Sì, ma voglio dire anche l'inserimento di un giocatore di qualità, prima Maestro, poi Machin. È chiaro che, come dicevo poc'anzi, questa squadra deve trovare equilibrio, i ragazzi stanno lavorando tanto. Oggi abbiamo inserito un giocatore un po' più di qualità, perché appunto attraverso i tanti video, attraverso il tanto lavoro, oggi eravamo in grado di fare questo tipo di partita. Dovrà essere così fino alla fine, insomma, una squadra che abbia la voglia di imporre il proprio gioco, che sappia soffrire, che capisca i punti deboli degli avversari, i punti forti, e soprattutto questa grande coesione che si sta creando e deve crearsi, per creare insomma i presupposti, al di là di chi giochi, bisogna farsi trovare pronti e sfruttare l'occasione. Buonasera mister, Valerio De Carolis, forzapescara.com. Io ritengo che dal suo arrivo questo Pescara abbia una mentalità completamente diversa rispetto al suo ultimo predecessore, che aveva il freno a mano tirato. Invece lei finalmente, perché è vero, non è una grande squadra di qualità, però comunque questo è un Pescara che gioca, inizia a giocare al calcio, che cerca molto di più i quinti, che gioca spesso col portiere, anche a volte forzando la giocata. Però noto, mi corregga se sbaglio mister, la pressione degli attaccanti sul primo possesso degli avversari, quella manca un po' forse. È questa la cosa da migliorare per avere un possesso palla maggiore di qualità in fase offensiva? Grazie mister. Ma io penso che le case si costruiscono dalle fondamenta. È chiaro che oggi vorremmo farlo, vorremmo essere più aggressivi, ma bisogna lavorarci sopra e trovare i meccanismi giusti, leggere le situazioni. E quindi sappiamo insomma che oggi dobbiamo giocare in un certo modo per essere più compatti, però ripeto, fino a questo momento il merito è totalmente dei ragazzi, perché veramente insomma stanno cercando di darmi tutto quello che hanno. Qualcuno magari è un po' indietro da un punto di vista tattico, da un punto di vista fisico, ma stanno spingendo, insomma, devono alzare i giri del motore e soprattutto capire chi affrontiamo, come affrontarlo, e loro stanno veramente mettendoci tutto quello che hanno. Non abbiamo fatto niente, il campionato è ancora lunghissimo e bisogna lavorare tanto. Mister, buonasera. Francesco Paolo Salviani del Pino News. Ecco, non abbiamo fatto niente, però questa può essere la vittoria che accende il cosiddetto fuoco. E in ultimo le chiedo quanto questo successo è merito della sana rabbia e quanto invece dei discorsi tecnico-tattici. Ma principalmente della sana rabbia, poi ripeto, in settimana cerchiamo di mettere dentro tutti quei concetti insieme al mio staff, ed è uno staff che lavora tanto, di grande supporto, di grande sostegno, perché tutti ci tengono a far sì che il Pescara arrivi all'obiettivo. Oggi siamo ancora lontani, ma stiamo lavorando su una buona base di partenza e dobbiamo assolutamente crescere, far rientrare tutti quelli che sono fuori, metterli in condizioni fisica e soprattutto di capire quello che facciamo e spingere forte sull'acceleratore, mantenendo grande equilibrio. Insomma, oggi non era una partita da ultima spiaggia, era una partita importante, lo sapevamo, e così saranno tutte quante le altre. Noi dobbiamo guardare noi stessi, non dobbiamo guardare la classifica. Ieri sentivo che qualche mio calciatore, l'ho detto a loro, insomma, parlava della sconfitta della Reggiana. Noi dobbiamo guardare noi stessi e spingere e cercare di migliorare.
poi una volta fatto questo potremmo anche magari dare un'occhiata agli altri risultati, ma non guardare assolutamente la classifica, lavorare. Mister, sono ancora di marzo del centro, io invece devo fare proprio una domanda sulla classifica, però oggi secondo me è stato il giorno propizio per il Pescara, perché l'Ascoli ha perso, avete agganciato l'Ascoli in classifica, il Cosenza ha perso, avete guadagnato punti. Io non conosco neanche i risultati, perché ripeto, non li ho visti, sì. Non li ho potuto sentire. Il mio commento adesso è anche collegato alla domanda, la mia domanda è questa. Inizia adesso il campionato del Pescara, cioè d'ora in poi inizia la vera stagione del Pescara, secondo lei? Personalmente è iniziato con il Frosinone, e poi c'è stata la partita con il Lecce, poi c'è stata questa e poi ci sarà la prossima in casa, non so neanche contro chi giochiamo, sinceramente non lo so. Con la spalla, quindi insomma in B le partite sono tutte difficili, non c'è partita facile e da domani cominceremo a pensare alla spalla. Con grande serenità, sapendo di non aver fatto niente e cercando di buttare tutto quello che abbiamo nel campo. Assolutamente, sono d'accordo mister, l'ultima, perché la parola chiave è equilibrio a mio avviso, lei ci sta riuscendo alla grande, tra l'altro insomma è chiaro che è antipatico magari parlare dei singoli, però Drudi è sempre più leader della difesa, esce palla al piede, accorcia, anzi fa salire anche la linea difensiva. Insomma, mi sembra che abbia trovato l'elemento giusto lì dietro. Ma a me piace sottolineare chi è entrato. Chi è entrato, insomma, come dico sempre, determina, è determinante con i 5 cambi, è determinante. Mi piace pensare chi giocherà con la spalla, mi piace pensare quelli che abbiamo fuori che rientreranno. Noi dobbiamo creare un gruppo granitico, compatto, forte, e dobbiamo scavare dentro di noi e trovare le motivazioni migliori per salvare il Pescara. Questa squadra è una squadra forte, l'ho sempre detto, l'ho sempre ritenuto, e deve lavorare, cercare di capire quello che c'è da fare e al di là di chi gioca di fare Pescara. Mister, un attimo solo, volevo sapere di Drudi e Balzano che cosa hanno fatto gli infortuni. Drudi crampi, Balzano ha sentito un problemino al ginocchio, insomma ci ho parlato al volo un attimo, mi ha detto mister pensavo peggio, mi sembra sia poco importante, speriamo che sia così e poi domani faremo un po' la conta insomma di quello che sarà. Certamente è stata una partita molto dispendiosa, perché il Cittadella è una squadra che ci mette tanta intensità, non ti dà respiro, accorcia in avanti, e domani ragioneremo sulla partita di oggi e sugli eventuali acciaccati. Mister, una volta servito, insomma, ha dimostrato di essere anche giocatore d'area di rigore. Noi avevamo qualche perplessità, ma ha dimostrato di saperlo essere. E poi Galano, cosa deve dimostrare per poter avere ancora la sua fiducia, visto che nelle ultime due partite non ha giocato? Galano è un giocatore importantissimo. È chiaro che oggi stiamo sviluppando situazioni dove preferiamo le due punte, ma con il lavoro, insomma, mi piacerebbe fare anche altro e cercare di determinare in maniera diversa anche le partite da un punto di vista tattico. Tutti i giocatori sono importanti e Cristian è un calciatore fondamentale per questa squadra e lo sarà certamente da qua alla fine. Lui, come tutti quelli che in questo momento stanno mordendo un po' il freno. Masso, se posso l'ultima. Sì, salve, mister. Voce perché dobbiamo lasciare lei mister, l'altra partita ha usato una definizione molto bella, voglio una squadra di soldati. Oggi ha una squadra di soldati, la partita di oggi dimostra che è una squadra di soldati coinvolti, applicati. Ma io ho estremizzato un po', insomma, la frase. Questa è una squadra che ha grande responsabilità e che ha a cuore il Pescara. È una squadra che deve ritrovare, la sta ritrovando, autostima, compattezza all'interno. E soprattutto i ragazzi sanno che chi spinge di più, chi si applica di più, gioca. Considerazione. Penso che questo sia la base di qualsiasi discorso, insomma. E quindi andiamo avanti a testa bassa verso il nostro obiettivo. Posto? Grazie. Perfetto. Grazie al tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia, che ha parlato ai colleghi in conferenza stampa, insomma profilo sempre molto basso. Torniamo però da Enrico Giancarli con Antonio Bocchetti.
Sì, perché il direttore è stato gentilissimo che ci ha atteso, deve ripartire, quindi stiamo finendo di commentare la partita. Direttore, anche sentito un po' la conferenza di Grassadoni. È tutto giusto, ha detto mister, non abbiamo fatto niente, anzi, dobbiamo macinare ancora di più, dobbiamo correre ancora di più, dobbiamo essere un po' più compatti, dobbiamo migliorare la fase di palleggio che è determinante per abbassare un pochettino i ritmi ed avere un po' di predominio nella metà campo avversaria. Siamo ancora un po' frenetici, ma era tutto passa per gli allenamenti, per riconoscersi e per conoscersi l'allenatore con la squadra con l'allenatore. Questa era la partita che voleva vedere Bocchetti, perché ci eravamo sentiti dopo Frosinone e non era contento dell'atteggiamento. Oggi è stato... Cosa si è visto di più in due settimane di Grassadonia? Non è che sono contento o non contento, è normale che quando si vince siamo sempre contenti. È solo che noi dobbiamo rincorrere, quindi va bene i pareggi, va bene il saper stare in campo, essere compatti, equilibri, però noi abbiamo bisogno di punti. Non era che non ero contento per la prestazione, non ero contento per il risultato. Io faccio l'ultima da parte mia, Massimo, poi vi sente il direttore Bocchetti, può rispondere alle domande da studio. Volevamo fare un po' il oramai consueto bollettino degli infortunati in vista della spalla, cominciando da Sorensen, poi Seter, via via Tabanelli e gli altri. Tabanelli bisogna aspettare ancora gli esami strumentali, dobbiamo aspettare almeno. Ma come sta? Non penso sia qualcosa di gravissimo, penso una settimana ancora. Sorensen e Seter dovrebbero essere disponibili già da domani col gruppo, quindi cominciano a fare allenamento in gruppo e poi dobbiamo valutare adesso i nuovi giocatori, visto fatto male. Ecco, cosa hai visto di Balzano? Che vi siete detti? Ma Balzano ha avuto secondo me una distorsione, quindi non è importantissimo, però qualcosa ha sentito, niente di grave però. Studio per Antonio Bocchetti. Sì, Antonio, ciao, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, io ti faccio una domanda, è una cosa che vado ripetendo da diverse settimane. Cioè, in questo momento il Pescara, ma è un fatto, credo che sia oggettivo e comprensibile, non può interpretare una gara in chiave offensiva. Secondo me deve rimanere in partita sino alla fine, non subire gol e provare a vincerla. In sostanza... quello che ha fatto oggi. È chiaro che deve migliorare, però in questo momento secondo me Grassadonia ha proprio inquadrato la squadra, il problema. Diciamo che comunque non è un tecnico che ama questo tipo di gare, però dobbiamo dare equilibrio alle partite, dobbiamo essere credibili e ad avere un solo credo. Non è possibile che un paio di giocatori riescono a fare la fase d'attacco e non riescono a fare la fase difensiva. Noi dobbiamo difenderci tutte 11 e correre tutte 11 per cercare di fare punti e di vincere partite come quella di oggi. Noi affrontavamo una squadra importantissima, una squadra che ha delle densità, la sua arma è micidiale. Se non fai la stessa partita, tu oggi perdi. L'ultima per Bocchetti, non so se c'è Fabio Ferraresi. Sì, Fabio che vuole rivolgere una domanda all'amico Antonio. No, la mia è soltanto una considerazione rispetto a quello che ci eravamo detti qualche giorno fa. Oggi, non so se sia un caso, però con l'ingresso in campo di due giocatori un po' più tecnici, un po' più di qualità, che come diceva il mister possono determinare come Maestro e Giannetti, anche se il primo non ha fatto benissimo, secondo me l'interpretazione della gara è stata un po' più propositiva, con voglia di recuperare qualche pallone sicuramente un po' più in avanti. Non so se lui è d'accordo con me. Fabio, se tu oggi corri come corre il Cittadella, riesci comunque a dettare comunque legge a Cittadella, altrimenti fai fatica, perché è una squadra costruita per sui ritmi, sulle palle in profondità, sulla palla verticale. Se non riesci a fare la stessa partita, è normale, avendo dei giocatori un pochettino più di qualità scende un pochettino la pressione in avanti, però sì, noi dobbiamo correre, se non corriamo non facciamo punti. Io ringrazio il direttore della Pescara Antonio Bocchetti, Massimo, che è stato con noi, ci ha atteso anche durante la conferenza stampa. Di ciao Antonio, grazie, buonasera e buon viaggio di ritorno. Io direi, Massimo, se sei d'accordo, ci salutiamo qui dall'esterno dello stadio tombolato di Cittadella, ricordando ancora una volta la preziosissima vittoria della Pescara con il gol di Jens Odgaard. Poi ascoltavo anche un po' microfoni spenti durante la conferenza stampa di Grassadonia, anche altri addetti ai lavori, nessuno si spiega come mai sia stato annullato il gol. Ma a conti fatti conta poco, perché il Pescara ha portato a casa tre punti preziosissimi. Da oggi inizia per davvero la rincorsa verso la salvezza. Un saluto a te, Massimo, un saluto all'amico Fabio Ferraresi, Danilo Cinquino e Andrea Di Fabio in regia.
e ci sentiamo alle prossime. Ciao a tutti. Perfetto, ciao, ciao. Salutiamo Enrico Giancarlo, il nostro inviato a Cittadella. Intanto il Vicenza ha raddoppiato, 44esimo ancora. Meggiorini, attaccante sempre verde, malgrado i 37 quasi, perché è un 84, tra l'altro aveva fatto nel penultimo turno di campionato, nell'ultimo penultimo, un gol pazzesco in sforbiciata, non so se l'hai... È ancora un signor giocatore per la categoria. Assolutamente, allora ci fermiamo per pochi istanti, pubblicità e poi probabilmente sono già arrivati, credo, gli highlights di questa partita. Pubblicità. Bene, torniamo in diretta da studio 21.48 in compagnia di Fabio Ferraresi. Intanto mi preme salutare affettuosamente Pasquale, lo sportivo, il tifoso da Lanciano. È un tifoso caratteristico che vuole bene a tutte le squadre abruzzesi e ci segue sempre con grande affetto. Quindi affetto ricambiato, un grande saluto a Pasquale. Fabio, che cosa ti ha colpito della conferenza stampa di Grassadonia? Perché ci sono stati due o tre passaggi, niente male. Fondamentalmente due cose, al di là dell'equilibrio, dell'umiltà e della voglia di predicare comunque ancora che non si è fatto nulla, ha detto due cose che secondo me sono molto importanti a questo punto della stagione. La prima, e la metto prima in ordine di importanza, è il fatto che abbia parlato del suo staff, di uno staff che sta lavorando, che ha voglia di fare, che ha voglia di tirarsi fuori da questa situazione ed è sinonimo di un allenatore che sta coinvolgendo tutti e quindi a questo punto dell'anno è una cosa bella e molto importante. E la seconda cosa che non avevo sentito da parecchie settimane in conferenza da parte dell'allenatore del Pescara è che il Pescara debba pensare a se stesso. Sì. E questa è una grande cosa, è una grande cosa. Sicuramente quando Luigi gli ha fatto un paio di domande sulla classifica e sull'avversario futuro ha bleffato, perché un allenatore sicuramente sa i risultati, la classifica e con chi gioca, avrà già visto la classifica, ce l'ha impressa, avrà già visto per come lavora e per la dedizione, l'abnegazione che ha, da quello che mi pare di capire avrà già visto penso almeno 6-7 partite della SPAL e già sa come deve preparare la partita, però lui sta infondendo nei giocatori la voglia di credere nei loro mezzi, cosa che come dico dall'inizio dell'anno forse è la cosa più importante che è mancata. Mirko Serraiocco, diamo uno sguardo alla pagina Facebook, c'erano altri messaggi di Antonio Netrolpo, poi li leggeremo, quelli che precedono il messaggio che sto per leggere di Mirko Serraiocco. Buonasera Massimo, finalmente si è realizzato quello che speravo e che serviva questa sera. Attenti dietro in attesa di colpire davanti, queste sono le partite che il Pescara deve fare sino alla fine del campionato. Onore a Odgaard, che magari non è un fuoriclasse ma solo 21 anni, ci mette l'anima e stasera doppietta, forza ragazzi. Hai ragione, perché il gol regolarissimo, netto l'anticipo su Donnarumma, subentrato nel finale a Benedetti, inspiegabile effettivamente la decisione del direttore di gara Giua di Olbia. Tra l'altro l'ultima direzione di Giua di Olbia, caro Fabio, 3 anni fa, 3 marzo 2018, Cittadella batte Pescara 2-0, gol di Iori sul rigore e di Kouamé. Ti ricordi Kouamé, grande giocatore che adesso è in forza alla Fiorentina? All'indomani di questa partita venne esonerato il maestro Zdenek Zeman. Andiamo a leggere gli altri messaggi. Ecco, bello il Pescara corazzato, il problema è arrivare in attacco. Poi ancora Paolo Marchetti, bravo Odgaard, bullizzato da tutti nonostante l'anima e cuore che non vedo nessuno mettere denigrato, un ragazzo di 21 anni a cui si può dar colpa per la situazione. Anche Gaudenzi aveva i suoi limiti ma era un leone. Noi sinceramente da questo umile, come dire, consesso, da questo umile studio abbiamo sempre detto che questo ragazzo ha fatto sempre la guerra da solo, circondato da 3 difensori, era successo a Frosinone. Il fatto che non giochi secondo me Galano, e poi andremo al telefono per dare la linea al primo telespettatore, io penso che ci sia proprio un'idea, cioè quella di Grassadonia, qual è? Quella di riempire di più l'area di rigore avversaria, perché Galano tende sempre ad abbassarsi per ricevere palla. Odgaard, Massimo, le partite che ha fatto, noi abbiamo sempre detto che l'ha fatta con generosità e a volte è stato messo in condizioni di non esprimersi al meglio perché l'allenatore, specie l'allenatore precedente, quando l'ha impiegato
non ha esaltato le sue caratteristiche. Oggi è stato più propositivo, ha impegnato di più la retroguardia avversaria, perché siamo arrivati tante volte sul fondo con più uomini e con un atteggiamento diverso. È chiaro che giocando con una seconda punta lui può fare meglio. È chiaro che i giocatori devono essere messi in condizioni di rendere al meglio per quelle che sono le proprie caratteristiche, però è un giocatore che ci dà l'anima quando gioca e bisogna fargli solo i complimenti, secondo me. Assolutamente, assolutamente, diciamo anche ad onore del vero che insomma Giannetti, per esempio, compagno di reparto oggi di Odgaard, è tornato a disposizione soltanto sabato scorso nella partita con il Lecce, chiaro, quindi ecco, era anche un po' era anche un po' complicato, voglio dire, per gli allenatori che sì, si sono avvicendati. Però ogni tanto Breda, Massimo, è vero che ha dovuto gestire Setter, però poteva azzardare qualcosina in più, almeno nella lettura della partita, perché spesso ha fatto cambio per cambio, su quello io poi insistevo, no? È capitato tante volte che poteva invertire magari il trend di una gara cambiando qualcosina a livello tattico e non lo faceva, a dire la verità. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Caro Massimo, buonasera, Angelo da Loisio. Carissimo Angelo, ben risentito. È andato via? No, assolutamente. Ah, ecco, no, perché non ti sentivo più. Dimmi. No, ci sono. non potevo mancare questa sera per l'emozione e gioire insieme a voi per questa vittoria. Sì. Ma Angelo, ci sei ancora? Sì. Ah, ecco, no, poi di la tua. No, ecco. Era doveroso fare i complimenti all'allenatore, speriamo che la cosa continui, ci dobbiamo mettere molto ma molto impegno, perché tra l'altro l'Entella con il Lecce ha pareggiato, quindi nessuno ci regalerà niente come al solito, e quindi mi auguro che questa cosa continui e che l'allenatore non abbassi la guardia. Perfetto, grazie Angelo, grazie per un grosso abbraccio. Grazie ad Angelo D'Aloisio. Germano Gravina scrive: punti importanti con Empoli, Frosinone, Lecce, Cittadella, tutte squadre di alta classifica, ora bisogna vincere o almeno non perdere con squadre dello stesso livello, Ascoli, Cosenza, Dentella per raggiungere qualcosa di sperato, se dovesse andar male e retrocedere bisogna farlo con dignità. Buona serata Germano da Cuneo. Ricordiamo sabato Pescara Spal con inizio alle 14, la Spal non ha mai vinto ancora nel girone di ritorno, in crisi la formazione di Pasquale Marino, che però ha conquistato un punto prezioso sul campo della Sernitana. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? C'è qualcuno? Pronto? Sì, buonasera. Salve, buonasera Massimo, sono Costanzo da Roma, vi sto seguendo in streaming e ho sofferto molto davanti a da donne. Io un piccolo neo vorrei trovarlo stasera, perché prima ho letto nei messaggi di Facebook. Per me il meno positivo è stato proprio Kut, perché l'ho visto insicuro, si è fatto spesso saltare, ha fatto degli errori tecnici forse anche inusuali, però va bene così, mi devo ricredere, perché devo constatare che da quando è rientrato Trudi veramente abbiamo capito quanto ci è mancato, perché ha dato sicurezza. Fiorillo stasera non ha fatto una parata. Maestro lezioso, però finché dura, insomma, va bene. Sono contento di non vedere più Fernandez, perché era un tremacuore ogni volta che teneva palla. Quindi rimbocchiamoci le maniche, ci credo, vi ricordo sempre, qui mi dicono sempre in casa: guarda papà, non è finita, ricordati il Trapani, ricordati il Cosenza dell'anno scorso. Speriamo bene, che cosa ne pensate sul fatto che Gutto oggi sia stato il meno positivo? Grazie, buonasera, grazie a tutti e sempre forza Pescara. Grazie a Costanzo, faccio rispondere a Fabio, io dico la mia, ha ragione, perché forse ha fatto meglio in altre circostanze. Costanzo ha fatto un'analisi sul giocatore, sembrava facesse lo scout, che ha visto la partita per qualche squadra, può darsi, no, ha fatto l'analisi corretta, anche a me il primo tempo non è piaciuto, rispetto a qualche prestazione fa dove era stato convincente, oggi sembrava...
per dire una cosa un po' cattiva, un debuttante allo sbaraglio, nel senso che ha fatto degli errori in fase di prima costruzione, proprio banali, brutti, passaggi orizzontali molto rischiosi, un po' incerto, un colpo di testa quasi all'indietro, al limite dell'area, che poteva respingere. Però nel finale, attenzione, ha fatto un'ottima diagonale su un errore di Scognamiglio, non so se ricordi quell'azione, nella parte finale del match. Nel complesso l'analisi della partita, forse l'unico che non raggiunge la sufficienza dell'11 del Pescara è proprio lui. Perché siamo stati abituati a ben altre prestazioni, da parte di Gut, che comunque è un ragazzino, voglio dire un 2000, fino all'altro ieri giocava nella primavera dell'Atalanta, quindi magari si è preso una serata di pausa, mettiamola così. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera Massimo. Prego. Pronto? Sì, prego, prego. Buonasera. Senta, volevo dire, mi posso permettere, mi posso permettere, farti un richiamino. Non ho capito che ha detto. Scusi, così, che... per dire. No, mi capisce? No, non ho capito, cioè... Sì, vorrei precisare. Sì. Vorrei precisare che il maestro non è Zeman, ma Galeone. Ma guarda che si scherza, sono tutti e due grandissimi allenatori, per carità. Ma solo questo voleva dire? No. Voleva dire solo l'allenatore questo? L'allenatore Galeone. Ah, va bene. Ma a parte questo... No. Forza Pescara. Ah, perfetto, va bene. D'accordo, allora andiamo a leggere qualche altro post. Ci sta anche questa telefonata, ma ci mancherebbe, insomma, no? Allora, Nando Giuliani scrive: buonasera, uscire indenni da queste quattro partite proibitive darà una marcia in più per giocare al meglio gli scontri diretti. Grazie e buon proseguimento di trasmissione. Ragione Nando, perché queste sono partite fondamentali per il Pescara. Antonio Forlano, 13 punti. No, i tre punti in Veneto saranno utili se si vincono le partite che restano da disputare. Una rondine non fa primavera, ma infatti è quello che ha detto lo stesso Gianluca Grassadonio. Antonio, effettivamente è così, cioè non è che ci si può fermare a questa vittoria, seppur preziosa, importante, direi di inestimabile valore. Fabio Pelagatti scrive: un Pescara pragmatico e cinico, forza ragazzi, il Pescara ha tutte le carte in regola per salvarsi. Germano Gravina, credo che l'abbiamo già letto. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Intervenire, se sì. Possibile. Grazie. Sì, parliamo con... C'è qualcuno? Pronto? Sì, buonasera. Ah, Massimo, buonasera, sono Filippo Davasto, buonasera. Sì, Filippo, guarda, una cortesia, dovresti abbassare completamente il volume del televisore o del computer, non so che cosa c'è. Perché se no è un problema. Sì, scusami, lo faccio immediatamente, eccomi. Dai. Eccolo qua. Grazie Massimo, scusami. Allora, no, le considerazioni sono tante, però io non sono un esperto, quindi mi affido alla vostra competenza, alla vostra simpatia soprattutto. Un caro saluto al tuo ospite Fabio Ferraresi. Ciao. Persona molto equilibrata, molto di buon senso, devo dire, per quello che posso valutare, ecco. Allora, come in tutte le situazioni, la medaglia è il dritto e il rovescio. Diciamo che il dritto è la riscoperta di un Drudi, mi sembra veramente sopra le linee, veramente una bella novità, ecco, per come era iniziato il suo campionato, l'incertezza, il desiderio di tornare a casa, insomma, è stato lungimirante il Pescara a trattenerlo. Purtroppo ci sono le delusioni, un Galano, un Valdifiori lo stesso, Machin che si sta un po' riprendendo così. Comunque credo che il modulo ideale migliore quantomeno per poter portare a casa questa salvezza quest'anno sia o il 3-5-2 o il 3-4-1-2, insomma con due centravanti di ruolo necessariamente, insomma. Sì. La scoperta d'acqua calda forse, però io ritengo che così e speriamo che questa vittoria sia il viatico, sia, insomma, dia forza, coraggio, soprattutto consapevolezza, perché
in questa situazione qui gioca molto lo spirito, gioca molto la mente, insomma Pescara io l'avrei già sottoposto personalmente a qualche seduta psicologica già in passato, ecco, già con la direzione Oddo, perché si era capito che qualcosa in testa non funzionava, oltre che nelle gambe, ovviamente sappiamo che le gambe vanno se funziona la testa. Certo. E comunque dai, siamo qui a goderci questa vittoria stasera e siamo tutti contenti, speriamo bene per il prosieguo. Perfetto. Grazie Massimo. Grazie Filippo, Massimo. Grazie per questo intervento, sempre molto equilibrato e pacato. Andiamo a leggere qualche altro post sulla nostra pagina Facebook. Matteo Sborgia, che saluto e ringrazio, collega di Pescara Sport 24, tra l'altro molto bravo e non lo dico per piaggeria. Bene così, gli unici nei, i due attaccanti devono affinare intesa e movimenti, poi quando non c'è spazio le squadre si chiudono, bisogna tirare da fuori, dal 2010 che il Pescara non lo fa. Ecco, questa è una cosa giusta, secondo me, cioè tira poco da fuori il Pescara, è vero, ha ragione Matteo. Beh, quando nell'undici iniziale per tante partite è successo, giocavano Maestro e Memusciai, sono due giocatori che ce l'hanno nelle corde, anzi a volte secondo me forzavano anche qualche giocata, spesso Memu che si prendeva qualche licenza di calciare qualche palla che magari poteva essere anche messa dentro, qualche passaggio filtrante. Maestro ha fatto dei gol importanti perché a piede, nell'ultimo periodo abbiamo tirato poco, questo è vero, potrebbe essere una soluzione sicuramente. Assolutamente, dobbiamo andare in pubblicità. Filippo Davasto prima diceva giustamente, no, che l'avvio di campionato con Oddo è stato a dir poco disastroso, quelle 7 sconfitte in 9 partite comunque Fabio in qualche modo andranno ad incidere, no? Beh, io l'ho sempre detto, perché poi quando parti con l'handicap è difficile risalire la china, perché nei giocatori subentra insicurezza, ha paura di sbagliare e l'autostima va sotto i piedi e forse, come ha detto lui, che ha detto di non essere competente, ma in quello che diceva invece a me lo sembrava, al di là del fatto delle due punte, che lo ripeto anche io da un po' di tempo, l'aiuto di un mental coach, di una persona, tra virgolette, uno psicologo che potesse infondere quel coraggio, quell'autostima, quella personalità che a volte sembrava che i giocatori avessero perso. Stefano Gemignani scrive: ciao Massimo, oggi bella vittoria, ci voleva per dare morale alla squadra, non ho capito l'inserimento di Capone, non sarebbe meglio giocare con Macino più avanti? Vorrei risposta anche di Ferraresi, grazie mille. Fabio, oggi però secondo me Capone non è entrato male. No, non è entrato male, io la risposta che ti posso dare è chiaramente dal mio punto di vista, perché poi non sono nella testa, certo, di Grassadonia. Rispetto a quello che ha detto lui nella conferenza stampa precedente, lui vede Capone più come una seconda come una punta, seconda punta, sì, rispetto a Macine e Galano, quindi credo che nel suo intento c'era quello di tenere comunque la squadra avversaria un po' più bassa, perché sì, poi se giochi con un tre quarti dai la possibilità a Cittadella di costruire un po' di più sulla prima costruzione, di guadagnare qualche metro e di conseguenza, come ho sempre detto, di acquistare fiducia e sicurezza, e quindi mettendo Capone forse ha deciso di andare a prenderli comunque un po' più alti, e che oggi poi non ha fatto male. Assolutamente, tra l'altro è stato criticato Grassadonia prima di chiudere, proprio dopo aver dato fiducia a Capone nella partita interna con il Lecce alle spalle di Odegaard. Però io non voglio fare una difesa d'ufficio per Capone, assolutamente, perché io non l'avevo visto, non l'avevo messo neanche in formazione, quindi avevo sbagliato completamente le previsioni della vigilia. Però evidentemente se Grassadonia gli ha dato fiducia è perché lo ha convinto nella settimana di allenamenti, perché se no non si può spiegare, no? Cioè voglio dire, non è che un allenatore è autolesionista, evidentemente Capone lo ha incantato, come era già successo con Oddo e Breda. No? Cioè è facile dopo dire sì, ha sbagliato, è chiaro, l'abbiamo visto tutti che ha sbagliato, ma se ne è accorto anche Grassadonia, perché dopo 10 minuti dall'inizio del secondo tempo lo ha sostituito. Guarda Massimo, la cosa più difficile per un allenatore rispetto alla credibilità che deve acquistare con il gruppo è la coerenza. Certo. La coerenza in quello, rispetto a quello che dici e poi quello che fai. Lui
ha sempre dimostrata in queste tre partite. Lui ha detto che vuole dei giocatori che abbiano un'indole, una voglia, un'attitudine, che si anche autoviolentino per cambiare delle cose che magari a lui non piacciono. Probabilmente, sicuramente, Capone durante la settimana fa quello che vuole lui, con l'atteggiamento giusto, con certo, voglia, con dedizione, con impegno. Mi viene da pensare che forse anche per l'importanza della carriera che ha Galano, o piuttosto che Machin, che viene da una squadra importante con un ingaggio di categoria superiore, lo facciano con un po' più di sufficienza. Un po' più di indolenza. Ed è difficile poi tenerli fuori questi giocatori, perché devi render conto anche ad un gruppo che magari li vorrebbe in campo, però certo, se tu lì sei forte e la forza poi l'acquisti con i risultati, perché se perdi certo, qualsiasi cosa fai e perdi di credibilità, e lui ha la fortuna che in questo momento i risultati vengono, se sei forte a rispettare le scelte rispetto a quelle che sono le tue volontà, le tue cose che proponi, e poi gli altri giocatori o si mettono a regime o continuano a stare fuori. Assolutamente, Grassadonia non è autoritario ma autorevole. Credo e questa sia è una grandissima differenza. Esatto, una grandissima il differenza. Il più grande di questi allenatori, se mi permetti, da milanista è Carletto Ancelotti. Non c'è dubbio. Ho letto parecchi libri, quasi tutti quelli che ha fatto, e tante dichiarazioni dei suoi ex, e dicevano che la forza del mister era di non essere autoritario ma autorevole. Che è la cosa più importante per fare presa sul gruppo e per essere ancora più credibile. Allora noi ci dobbiamo fermare, 22:30, il Vicenza ha segnato il terzo gol con Nalini. Anche la Juve ha fatto gol finalmente, sì. Vicenza Cremonese 3-1, restano 15 minuti all'epilogo di questa partita, doppietta di Meggiorini, poi accorciato di distanze Ciofani, ottavo gol in questa stagione, o nono, posso sbagliare, forse nono. E poi il terzo gol, il tris di Nalini, restano, ripeto, ancora 15 minuti, il prossimo turno sabato 6 marzo alle 14 Cremonese Salernitana, Cosenza Frosinone Talascoli, sempre alle 14 Pescara Spalle Pisa Regina. La Spalla non ha ancora vinto nel girone di ritorno, in crisi di risultati la squadra di Pasquale Marino, tra l'altro ci sono tre ex, Valotti, Tumminello e Asensio, mi pare, soltanto tre, non mi vorrei sbagliare. Poi Venezia Brescia alle 16, sì, perché Salamone è andato via, sì. Alle 18 Monza Pordenone, domenica 7 marzo alle 15 Empoli Cittadella, alle 21 Reggiana Lecce, invece lunedì 8 marzo alle 19 il posticipo di fronte Chievo, che è tornato oggi a flirtare col successo, 3-0 sul Pordenone, e Vicenza che sta conducendo 3-1 sulla Cremonese, 22:31. Grazie. Ciao, Massimo, a Fabio Ferraresi, grazie naturalmente al nostro Danilo Cinquino, ci vediamo sabato post partita con il qui presente Fabio Ferraresi, sperando di commentare un'altra prestazione importante del Pescara. Grazie e buona serata.